Ciao, io sono Chiara e benvenuti sul mio canale. Oggi realizziamo una bellissima fascia per capelli. Per questo progetto userò questa meraviglia che si chiama Cristallo, un filato, come vedete, molto lucido perché contiene viscosa al suo interno e quindi secondo me molto adatto per l'estate. Un uncinetto numero 4, userò questo ergonomico della Prim e poi vi servirà un pezzettino di elastico. Per prima cosa, questo punto multiplo di 10 più 2, quindi io avvierò, e sto facendo la larghezza, quindi quanto volete larga la vostra fascia, 22 catenelle. Fatte le 22 catenelle, sulla seconda catenella, a partire dall'uncinetto, lavoro una maglia bassa e proseguo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella. E adesso iniziamo con il motivo vero e proprio. Per prima cosa vado a fare 3 catenelle, questa corrisponde alla mia prima maglia alta, giro il lavoro e nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta. Quindi 3 catenelle più un'altra maglia alta, parto con 2 maglie alte. A questo punto una catenella e salto i successivi 4 punti, quindi entro nel quinto, dove lavoro un ventaglio formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Tutte chiaramente nella stessa maglia, quindi 3 maglie alte, ripeto, 2 catenelle e altre 3 maglie alte. Chiameremo questo gruppetto appunto ventaglio. A questo punto una catenella, salto 4 maglie, entro nella quinta e qui lavoro invece un punto V. Il punto V è formato da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, tutte chiaramente nello stesso punto. Una catenella, salto altre 4 maglie, entro nella quinta e lavoro un altro ventaglio. Il ventaglio è formato da 3 maglie alte, quindi 2 e 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Una catenella, salto le ultime 4 e sull'ultimo punto lavoro 2 maglie alte. Ecco qua, abbiamo realizzato il primo giro del motivo. È anche il più difficile di tutto il progetto, perciò adesso vedrete che è molto semplice perché semplicemente andiamo a lavorare il ventaglio sul ventaglio e il punto V sul punto V, quindi non potete sbagliare, anzi la farete in mezz'ora questa fascia neanche. Per prima cosa 3 catenelle, giro il lavoro, subito nel primissimo punto una maglia alta, quindi parto con 2 maglie alte e finisco con 2 maglie alte, una catenelle, adesso mi sposto direttamente nello spazio da 2 catenelle dove vado a lavorare un altro ventaglio formato sempre da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Yeah.
A questo punto una catenella per spostarmi e sopra, dentro, anzi il punto V, vado a realizzare un altro punto V. Quindi una maglia alta, due catenelle e una maglia alta. Quindi vedete, semplicissimo, non potete sbagliare, dovete replicare quello che vedete sotto. Una catenella e dentro al ventaglio vado a lavorare un altro ventaglio. Quindi nello spazio da due catenelle del giro precedente lavoro 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Mi sposto poi sempre con una catenella e chiudo questo secondo giro di motivo con 2 maglie alte nella terza catenella, quindi nell'ultimo punto. Ecco qua, rivediamo insieme i passaggi, ma poi sarà facilissimo perché dovete continuare così. Allora, per prima cosa 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, giro il lavoro, subito qui nel primissimo punto un'altra maglia alta. Dopodiché una catenella e adesso mi sposto nello spazio da 2 catenelle dove vado a lavorare un altro ventaglio formato da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi quello che ho sotto faccio poi sopra, quindi sempre, non dovete quindi alternare, ecco questo volevo dire, quindi dovete lavorare sopra il ventaglio e adesso ci spostiamo con una catenella e sopra il punto V lavoriamo un altro punto V. Punto V formato da una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e così via per tutto il giro. Mi sposto sempre con una catenella e chiudo il giro con 2 maglie alte nell'ultimo punto, ovvero nella terza catenella del giro precedente. Quindi dovete continuare così in sostanza. Io continuerò per 28 giri, quindi fino ad avere una altezza di circa 34 centimetri. Ed ecco la mia fascia, il pezzo superiore della fascia, diciamo. Ho lavorato quindi 28 giri di motivo e adesso questo, rettangolo misura 10 cm per 34 cm invece di lunghezza. Adesso invece ci preoccupiamo del pezzettino che coprirà l'elastico. Per fare questo dobbiamo creare un semplicissimo rettangolo con delle maglie basse. Avviamo 13 catenelle. Fatte le 13 catenelle, sulla seconda catenella a partire dall'uncinetto vado a lavorare una maglia bassa e proseguo a lavorare una maglia bassa in ciascuna catenella. Quindi alla fine di questo giro avrò 12 maglie basse. Ecco qua, a questo punto continuo,
Quindi semplicemente una catenella, giro il lavoro e lavoro una maglia bassa nel primo punto e così via per tutto il resto dei punti, quindi continuo a mantenere 12 maglie basse e continuo a lavorare così avanti e indietro fino ad avere un'altezza di circa 14 cm. Nel mio caso, quindi con il mio uncinetto, il mio filato eccetera eccetera, io farò un totale di 30 giri, quindi un totale di 30 giri, oppure dovete arrivare a un'altezza di 14 centimetri. Ecco qua, ho fatto i miei 30 giri, sono arrivata alla lunghezza di 14 cm, invece è largo 6. Ora posso tagliare il filo, mi raccomando di lasciare una codina abbastanza lunga. Sistemiamo anche la piccola codina subito con il fantastico ago, di cui vi lascio ovviamente il link sotto al video nell'info box. Adesso dobbiamo piegare in due in questa maniera, vedete, sul lato lungo, e andiamo a cucire. Poi poco prima di finire proprio la cucitura andrò a inserire l'elastico. Allora, per prima cosa ovviamente vi aiutate con la codina, per questo vi ho detto di lasciarla un po' più lunga, e con il fantastico ago, quindi andiamo a fare una semplicissima cucitura. A questo punto, prima proprio di chiudere, vado ad inserire il mio elastico, che deve essere lungo 6 cm. Inserite anche una spilla, perché naturalmente, come state vedendo, l'elastico deve ed è più corto rispetto alla striscia di filato. E quindi poi diventa un po' più difficile perché dovrete stringere, no? Quindi mettete una spilla. Adesso vado a completare il lato, quindi a cucire, finire di cucire il lato, e poi vado a cucire la prima estremità del mio elastico con questa fascettina. Quindi vado direttamente, vedete, non cambio ago perché passa tranquillamente nell'elastico. Quindi fate un paio di giri e andate a chiudere bene in questa maniera l'elastico, quindi a cucire bene l'elastico in questa fascetta. A questo punto dobbiamo tirare fuori l'altra estremità, e per farlo naturalmente ci servirà molto la spillettina che abbiamo messo per prenderla, e naturalmente stringiamo, vedete, la nostra fascetta di uncinetto. Quindi mi raccomando, ecco, deve venire una cosa del genere. Poi fissate velocemente con ago e filo l'altra estremità, e poi adesso andremo a cucire e quindi poi a rifinire e completare la nostra fascia per capelli. Ecco qua, a questo punto riprendiamo la nostra fascia. La prima cosa che dobbiamo fare è stringere le due estremità e poi andremo a cucire. Per farlo potete tranquillamente, appunto, usare la codina
di una delle due estremità. Io, vedete, passo proprio così senza pensarci troppo, insomma, molto velocemente, perché poi il tutto si fermerà quando andremo a fissare la fascetta con l'elastico. Quindi vado a giusto fare due punti per tenerla un po' più chiusa e vado a fare la stessa poi cosa dall'altra parte. Vedete, si deve stringere leggermente in questa maniera. E adesso poi andremo a cucire l'elastico coperto da questa fascettina su un'estremità e poi sull'altra. È tutto veramente molto semplice e ovviamente ci vuole un pochino di pazienza. Se volete potete anche fissare con delle clip se vi sentite più sicure, però insomma il pezzetto non è tanto grande, quindi secondo me riuscite. Quindi mi raccomando di cucire su entrambi i lati e di ripassare dentro l'elastico, così lo fissate definitivamente. Ovviamente fate lo stesso con l'altra estremità, quindi prima stringete, aiutandovi con l'ago e il filato, in modo molto semplice, molto veloce. Dopodiché andate a cucire chiaramente l'altra parte, esattamente come abbiamo fatto prima. In questo caso mi sono aiutata proprio con la stessa codina della fascetta perché l'avevo lasciata già abbastanza lunga. Dopodiché, quindi andate a cucire. Anche in questo caso vi conviene passare dentro proprio l'elastico in modo da fissarlo ancora meglio. E ovviamente adesso andiamo a sistemare, quindi a nascondere tutte queste codine che sono rimaste. Vedete come rimane elastico la nostra fascia. Quindi prendete il fantastico ago, vi ricordo, vi lascio tutti i link dei materiali sotto al video nell'info box e poi il nostro progetto sarà terminato. Ecco qua la nostra fascia per capelli, vedete, con l'elastico. Naturalmente la potete anche fare più larga, però questo mi sembra il minimo per sviluppare questo tipo di disegno, di pattern, insomma. Io ne ho realizzata anche un'altra, non ho potuto fare purtroppo con questo bellissimo verde petrolio che adoro, il video perché non avreste visto niente, però per me, per la mia tonalità di capelli, mi sembrava che mi stesse meglio, come avete visto sicuramente su Instagram. Io questa qui però l'ho realizzata leggermente più grande, ho concluso con 30 giri anziché 28, per il resto è tutto identico, solo perché ho il capoccione. Quindi ogni volta che faccio un tutorial su di me, poi voi mi dite che vi sta largo, quindi l'ho fatto un po' più piccolo, però insomma fate sempre le vostre prove. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, so che vi piacciono molto le fasce per capelli, anzi fatemi sapere se ne volete anche altre. Io come al solito vi lascio all'encard, sempre tanto love e vi aspetto al prossimo video. Ciao!